Buonasera, buonasera a tutti, ai soliti amici e anche a tutti coloro che hanno un pochino d'attenzione per questi poveri artigiani del podcast. Uso il plurale perché oramai diciamo che ci siamo dati tutti al podcast ed è veramente un piacere, quindi anche coloro che solo ascoltano fanno, delle volte diventano presentatori, quindi si sta formando un bel gruppo sia a livello di comunicazione e sia per trasmettere quella sorta di, diciamo, messaggio positivo sul board game e di tutto quello che può fare per migliorare la nostra persona. Che dire, oggi francamente sono sincero, completamente impreparato. Ciao Stefano, intanto vi saluto, ciao Max, ciao Paolo, ciao Diego, ci siamo tutti, bene, tutti, quando dico tutti, noi che contiamo, ma aspettiamo anche gli altri. Dicevo, oggi sono totalmente impreparato, giornata di lavoro, vi posso dire, abbastanza lunga, estenuante, però gratificante, direi. E però poi, grazie a Dio, alle 18.30 ho il mio podcast con tutti voi, posso parlare di Wargame, ma di cosa parlo oggi, dato che per tutto il giorno non ho avuto modo nemmeno di pensare al Wargame. E Max mi dà veramente, mi permette di, che avrebbe fatto stanotte Paolo? Semplicemente Paolo, che mi segue, noi ci scambiamo i consigli, Paolo mi ha detto: Mauro, ho seguito bene la serie che sta trasmettendo Amazon, la serie con Jack Ryan, è in realtà una sorta di serie TV su la CIA e chiaramente i problemi mondiali di terrorismo e affini, e devo dire che non è la solita americanata, non è l'eroe, l'agente della CIA che è infallibile, perfetto, ma vi posso assicurare, almeno dal mio umile punto di vista, che è una bellissima serie. Sì, il telefilm, Paolo se l'è sciroppato tutto, sono 8 gli episodi della prima serie, ma vi posso assicurare, è anche una TV serie bellica, perché ci sono molte scene di guerriglia, soprattutto ci sono veramente scambi molto crudi. Ecco, vedi, Paolo è stato completamente preso. È chiaro che può essere un genere che non può piacere, però è una sorta di tentativo di avvicinarsi alle dinamiche terrorismo e antiterrorismo, di insurgency e counterinsurgency, da un punto di vista abbastanza critico. E io lo paragonerei, ragazzi, a un altro grande capolavoro, Paolo, correggimi se sbaglio, a Homeland. Homeland è meno spettacolare, ma molto molto efficace, e direi che Jack Ryan segue la stessa fila. Chiaramente forse c'è più eroicità appunto riposta in Jack Ryan. Questo per parlare di telefilm che mi permettono, dato che sto avvicinandomi piano piano al Wargame e al topic del giorno, che è Empire of the Sun, di avvicinarmi lentamente al grande gioco di Mark Herman, Empire of the Sun, con un altro bel film, e adesso voglio sentire da voi cosa ne pensate, il intitolato con Tom Cruise, The Last Samurai. L'ultimo samurai, un film che, ragazzi, io sono abbastanza, diciamo, semplice per quanto riguarda i gusti del film, ma in quel film ho trovato tanto significato, al di là dell'aspetto hollywoodiano con l'attore famosissimo Tom Cruise. Però mi piace tanto quella sorta di analisi del samurai, quella sorta di filosofia di vita che ci avvicinano o meglio ci portano ad apprezzare quanto di buono c'è nella storia del Giappone. Ecco, Paolo dice piaciuto, Max mi dice bellissimo. Io l'ho riguardato forse la terza volta che lo vedo, e guardate, per me il personaggio di Katsumoto, cioè questo principe dei samurai che è pronto a sacrificarsi, beh, c'è qualcosa di romantico detto all'inglese, cioè romanticismo inglese, lo ritrovo veramente tanto in questo film. Lasciate stare chiaramente le forzature storiche e per fare la trama, per puntare diciamo la cinepresa su Tom Cruise, ma il personaggio di Katsumoto e tutti i samurai che gli girano attorno, ragazzi, è qualcosa secondo me di spettacolare.
Ciao Pietro, benvenuto. E la scena di guerra, guardate, anche nella scena di guerra finale, dato che parliamo di wargame e andiamo verso Empire of the Sun, non è assolutamente malaccio, perché abbiamo ovviamente un modo di combattere da guerrigliero, vedi samurai, così possiamo tornare a una guerra sporca condotta da un esercito che non è in grado di fronteggiare sul campo un esercito equipaggiato di tutto punto, con il tipico schieramento, diciamo, dei fine di 1870-1880, già post Civil War, post napoleonico, ancora un pochino però a ranghi serrati, lo vedete nella scena di guerra, l'ultima in quella vallata, ma in cui ci sono mitragliatrici e cannoni che saranno poi i dominatori dei 50 anni successivi, in cui purtroppo tutto, ciao Lorenzo, tutto il romanticismo che si poteva trovare in questi guerrieri samurai, ma paragonati con gli indiani, ricordatevi, Max mi dice, una delle scene più belle è quando Cruz diventa filo samurai combattendo contro i ninja trattori, salvando la vita al figlio di quello che aveva ucciso. Sì, Max, però io vorrei avvicinare le guerre indiane a queste guerre condotte dai samurai, praticamente un popolo destinato alla sconfitta, perché dall'altra parte c'era la tecnologia che avanzava, il cannone e la mitragliatrice, le armi che avrebbero dominato fino, diciamo, a il cannone ha dominato anche per tutta la seconda guerra mondiale, ma che avrebbero cambiato il modo di fare la guerra. E c'è uno scontro fra il romanticismo della guerra, se vogliamo usare questa frase che include due temi o due parole che sembrano antitetiche, e la violenza della stessa. Lì i samurai che combattono per l'onore, sei sconfitto, ti devi suicidare. Questa sorta di grande idealismo, di grande sacrificio, l'abbiamo visto anche nella seconda guerra mondiale. Ricordatevi la carneficina che c'è stata a Okinawa e a Iwo Jima, è la stessa identica cosa, soldati che possono essere criticabili per la loro crudeltà, guarda cosa hanno combinato in Cina, ma in ogni caso c'erano dei valori che molto probabilmente noi occidentali, e si vede nel film, facciamo fatica a capire. Ecco perché vado a chiamare Francesco Frank, perché questa sorta di ammirazione che ha lui per il Giappone può darsi che derivi proprio da questa sorta di apprezzamento del valore di quello che significa essere samurai, e vi posso assicurare che a me piace tanto, e ci sono chiaramente le differenze, ma questa sorta di sacrificio per un ideale, quello che Katsumoto porta avanti, e Cruz che dà una sorta di punto di vista, approccio completamente occidentale, cambia man mano analizzando quello che la filosofia, il modo di vivere dei samurai giapponesi, che sono molto vicini al modo di vivere degli indiani americani, una sorta di ricerca di armonia con la natura. Ecco, ricerca di armonia con la natura, e attenzione, qui poi la ricerca di armonia con la natura si accosta a loro essere guerrieri, combattere per una causa, essere soldati fino in fondo. E guardate che chi apprezza queste cose, cioè la guerra, non diventa fine a se stessa, ma necessaria per raggiungere la pace. Quello che io dico sempre di noi appassionati di wargame, che sappiamo benissimo che la guerra è un atto necessario, ma sappiamo benissimo che può portare a un'armonia ritrovata. Paolo mi diceva, potremmo introdurre una regola nei tornei che quando uno perde deve sacrificare una scatola dei suoi giochi, tipo seppuku. Bella questa battuta, Paolo, non so chi sarà disposto, dobbiamo, io insomma apprezzo i samurai, ma è difficile seguirli, non so se sono disposto, però potremmo cercare di farlo. Ottima proposta. E su questo apprezzamento per i samurai andiamo a chiamare Francesco, ho sbagliato numero ragazzi, andiamo a chiamare Francesco Frank in maniera tale che mi potrà, ecco qua, lo sto chiamando, mi potrà dare la sua su questo Empire of the Sun, ma anche su quell'essere giapponese che, di cui stiamo parlando. Vediamo un po' se Francesco mi sente, lo sto chiamando, sentite il telefono squillare. Pronto? Francesco, buonasera. Eccoci. Oh, applausone per Francesco. Grazie, grazie, grazie. Saluto a tutti.
Francesco, non so se hai seguito il mio incipit, la mia introduzione, ma sono partito da molto lontano, sono partito addirittura da una serie TV di Jack Ryan, che probabilmente pochi conoscono perché è trasmessa su Amazon, e poi sono arrivato a parlare dell'Ultimo Samurai, il film con Tom Cruise, per arrivare a parlare di Giappone e arrivare a Empire of the Sun. Ho fatto, ragazzi, questo discorso merita 10, scusate, mi sto dando un voto. Perché un grande itinerario. Cioè, sono veramente partito da molto lontano, dalla nottata di Paolo Carraro, passato a guardare telefilm, alla filosofia samurai. E Francesco, prima di parlare nello specifico del gioco, e oggi dobbiamo veramente cercare di far amare a tutti questo gioco, cercare di fargli capire come lo devono approcciare. Francesco, devi essere il più chiaro possibile. Poi parleremo anche della iniziativa che ha lanciato Francesco, che è un'altra bella iniziativa che va a far parte di tutto quanto offre il gruppo e sta diventando veramente tanto, ragazzi, stiamo praticamente seminando ovunque. Francesco, tu so che giochi con la bandiera del Giappone. Me l'ha confessato il Giombi, Stefano Giombini me l'ha confessato. Sì, ma in realtà poi è lui che mi ha contagiato con questi venti, perché lui poi non è contato tutti. È lui che contagia. Sì, lui è padre di famiglia, ma è un fintone. Stefano Giombini è un fintone, è uno di quelli proprio che le fa di tutte, Stefano. Ricordiamolo. Assolutamente. Lui ha tutta la collezione di tutte le bandiere di ogni nazionalità. Quindi, ogni volta che tu vai, qualcuno va a casa sua a giocare a qualcosa, lui non solo apparecchia il gioco e te lo fa trovare già quello pronto per la spiegazione, ma tu ritrovi tutto il set di bandiere che si adattano allo scenario. È qualcosa in esperienza. Ma dai, ma non la sapevo questo! Assolutamente sì! Ah. Bandiere, e vari altri oggetti, insomma, di culto. Quindi vari oggetti di culto! Fantastico, fantastico veramente. Però io so bene che tu, diciamo, questo tuo apprezzamento però per il Giappone è un fatto che tu apprezzi la cultura giapponese, come dicevamo, oppure apprezzi, non so, le arti belliche, il modo di pensare, di combattere, cosa diciamo? Ma guarda Mauro, oggi spulciando un po', guardando un po' in un gruppo di giochi da tavolo, ho trovato un utente che aveva postato una foto bellissima. C'era praticamente un'immagine del mappamondo, di un normale mappamondo, e poi immediatamente sotto l'immagine invece del mondo così come veniva proposta in Street Fighter 2 durante la scena della selezione dei personaggi. Allora, la grande differenza tra appunto la mappa e la prima e la seconda mappa era che la mappa presente in Street Fighter 2 era assolutamente nippocentrica. Al centro dell'immagine c'era il Giappone. Quindi, dopo anni e anni a giocare a Street Fighter 2, uno per forza di cose si corrompe e diventa insomma. Quindi il tuo amore viene da Street Fighter. Ma è una battuta, no? Insomma, al di là di questo, insomma, il Giappone ha tanti motivi per cui può essere amato, ma tanti motivi che portano la gente ad innamorarsi. Direi di sì. Cultura estremamente raffinata. Ecco, cultura raffinata. Ma tu l'hai visto L'Ultimo Samurai, Tom Cruise, o meglio con Tom Cruise? Perché al di là che è un film hollywoodiano, e ci sta, però ci sono delle parti che ti fanno apprezzare quella cultura, o sbaglio? Sì, assolutamente sì. L'ideale del Bushi, no? L'ideale del guerriero che si fonda tutto sulla lealtà, sulla rettitudine morale, il rispetto, l'onore, che però poi si scaglia e si scontra contro il potere dello Shogun. Sì. Anche se poi la figura del Bushi è un po' una figura, come dire, è drammatica, perché molto spesso il Bushi rimane travolto dal potere, dallo strapotere dello Shogun, con il quale è tuttavia leale fino alla fine, non demorde fino alla fine, ha un grande grado di resilienza, potremmo dire. Questa sorta di al servizio di servire a tutti i costi. E noi facciamo fatica a capirlo, cioè la nostra, diciamo, mentalità occidentale fatica tanto,
Sì, sì, assolutamente. Siamo molto lontani da quel tipo di mentalità, sì, assolutamente sì. Ma anche questo è un po' il fascino, no? Che ci avvicina a qualcosa di assolutamente diverso rispetto ai nostri usuali canoni mentali, canoni culturali. Insomma, questa bellezza dell'esotico e del parzialmente comprensibile, perché poi in fin dei conti entrare nella mentalità di un bushi giapponese è qualcosa che per noi europei è forse impossibile. No, è una costruzione diversa, ma dipende anche dall'istruzione, da come cresciamo. Cioè è la stessa scuola che ci dà un percorso e non è purtroppo. Seguiamo un'altra strada, che sia valida o meno, non lo so. Però adesso io rovescio la frittata. Non dimentichiamo che il Giappone è anche l'esercito giapponese è responsabile di tante crudeltà fatte nei confronti soprattutto dei cinesi e durante la seconda guerra mondiale. Adesso rovescio, non è che stiamo elogiando, perché lì abbiamo purtroppo ci sono delle estremizzazioni e i giapponesi l'hanno dimostrato nei confronti dei cinesi, cioè questo spirito del samurai, cioè che rispetta, magari rispetta anche la vita, non si vede, è crudele fino all'inverosimile. Quindi insomma poi a un certo punto dobbiamo anche analizzare questi tratti, e infatti andiamo a parlare dell'esercito giapponese, andiamo a parlare di Pearl Harbor, perché quando parliamo di Giappone Seconda Mondiale il primo evento è Pearl Harbor, che io non ho mai accusato completamente il Giappone, sappiatelo, cioè The Day of Infamy, sono d'accordo che è stata una sorta di atto di guerra non annunciato, però si covava da tanto tempo, diciamo che potremmo anche riequilibrare, sarà sempre The Day of Infamy, ma non potevano non sapere, poi questo è un fatto mio, ragazzi. Senti, e infatti andiamo ad arrivare a parlare del grande gioco Empire of the Sun, non è la prima volta che ne parliamo, però Francesco oggi devi cercare di parlarne in modalità diversa, per cercare di far innamorare tutti di questo gioco, dato che tu sei uno che praticamente lo porterebbe anche a letto, ma nel senso buono del termine. Guarda, io sono praticamente 2 anni che lo gioco praticamente ininterrottamente, una volta alla settimana. Ragazzi, non ci giocherò mai a Empire of the Sun con Francesco, 2 anni ininterrottamente, sei vita, morte e miracoli, cioè non ti muovi proprio. No, per carità, ma insomma è un bel gioco e di continuo noi terminiamo una partita e la riprendiamo, purtroppo solo online, perché è difficile trovare giocatori che si cimentino con Empire of the Sun, un po' perché è un gioco appunto che richiede tanto tempo, ti parlo di 30 ore all'inizio. Ecco ragazzi, prendete 30 ore, vuol dire in serate almeno 5-6 serate lunghe, da soddisfazione, però 30 ore sono tante, però ti dà proprio poi, cioè ce l'ha l'idea, te la dà l'idea completa della strategia adottata dai giapponesi e di risposta americana, corretto? Guarda, assolutamente sì, da questo punto di vista è estremamente simulativo, hai davvero tutto, non hai soltanto, ci sono diverse componenti che agiscono in Empire of the Sun, non è soltanto forza bruta, scontro aeronavale, cosa componente che è presente assolutamente, che è ben riportata nella simulazione, nei meccanismi simulativi, ma c'è politica, c'è economia, c'è soprattutto intelligence, c'è logistica, ci sono tante componenti che si compenetrano tra di loro e ti danno veramente il respiro della guerra sul fronte pacifico, e ti danno davvero il senso delle difficoltà anche del combattere una guerra in quell'ambiente lì. Io non so se ti è mai capitato di avere l'esperienza del rage quit, non so se ti è mai successo, cioè il rage quit fondamentalmente è quando un giocatore si arrabbia per via di un gioco e appunto si infuria e lascia perdere il gioco. No, io veramente, allora, il rage quit veramente l'ho visto, soprattutto in giocatori che giocavano a ISL e similari, che improvvisamente lanciavano per aria la mappa io guarda, devo dire Francesco che per me il wargame è un fatto alla samurai, mi rilasso anche se sto perdendo, te lo posso assicurare, lo giuro ragazzi, vediamo un po' cosa posso fare per perdere al meglio o per cercare di sollevare la battaglia, ma in ogni caso non mi viene mai la rabbia, ti posso assicurare, è proprio un piacere, cioè questo ragazzi vi posso assicurare.
diversi giocatori che appunto con Empire of the Sun appunto dedicarsi a Rage Quit. E Empire of the Sun è un titolo che in qualche modo induce, se non stai attento, se non lo prendi bene, può indurre Rage Quit. Anch'io mi arrabbio, Mauro, ma, se un allora, tiro non mi va bene. Adesso però è chiaro... Che mi diverte, è una rabbia che di colui il quale sta nel gioco, si astiene al gioco e si fa in qualche modo assorbire dal gioco, no? È una rabbia che rinvia la serietà del gioco, ma non lascerei mai il tavolo per no, un tiro di dado andato purtroppo, eh? Francesco, noi siamo, tu sei una persona positiva, io spero di essere una persona positiva, ma purtroppo io ho detto che il male del nostro hobby, soprattutto fino a 10-15 anni fa, è stato proprio da quelli che estremizzavano il gioco, cioè lo rendevano un fatto fine a se stesso. E guarda che tanta gente si è allontanata per questo, perché vedeva che le persone che ci giocavano avevano più tensione che piacere. E, i tornei, allora adesso grazie a Dio non succede più, ma ti posso assicurare che anni 90 e fine anni 90, inizio 2000 ho visto tornei di vario genere finire anche in maniera un pochino triste, ok? Gente che litigava, ho visto gente fare a botte per il wargame. Assolutamente, attenzione, ma questo... perché succedeva? Perché si vedeva il gioco del wargame come un fatto solamente competitivo. Ricordati che voi da quanto tempo è che giochi a wargame, Francesco? Beh, guarda, sono da poco, da quando mi ha introdotto Stefano Giubini saranno lì circa 3 anni. 3 anni. Allora, io gioco a wargame da quando ho 13 anni e... posso parlare di 40 anni di wargame che negli anni 80 era soprattutto tornei e c'erano diatribe incredibili fra varie comuni e signorie d'Italia. E quindi negli anni 90 soprattutto si era raggiunta, facciamo il torneo, ma il torneo poi non portava amicizia, chiacchiera, una risata, nulla di tutto questo. E quindi ho l'impressione che il male del nostro hobby, perché adesso sono tutti contenti di parlarne, chiacchierare, farci quattro risate, perché non si estremizza più questo discorso della competizione. È chiaro che io sono il primo che quando mi siedo, giochiamo, io voglio vincere, lo dico, ma perdere o vincere non è che mi cambia la vita e quindi mi sono divertito. Ma anch'io ci rimango male quando perdo la finale di un qualsiasi wargame, ci mancherebbe altro, ma il problema finisce dopo 10 secondi, cioè uno ci rimane male quando perde, ci mancherebbe altro, mica siamo felici, ma è un fatto, ma mi sono divertito tanto con quella partita, sì, e allora perdere o vincere diventa secondario. E questo fatto io l'ho visto per tanti anni, tu ci sei avvicinato da pochi, ma io ecco perché accuso qualcuno, che poi non è mica una colpa capitale, che praticamente ha allontanato un po' di persone. Ecco perché io sono contentissimo che tutti in parte hanno capito questa sorta di diffondiamo, dedichiamo un'ora al prossimo, lo facciamo giocare e magari diventa appassionato come me. E questo discorso, bene o male, tanti anni fa non si era capito, ed è stato un peccato, cosa che gli anglosassoni erano molto più avanti già all'epoca. Cioè, l'approccio positivo noi da gentleman l'abbiamo dovuto capire, ancora qualcuno, quando tu dici facciamo un torneo, pensa che ci vogliamo giocare la casa. Invece il torneo serve, fammi mettere a tavola e così lo imparo. Gioco con lui che lo sa tanto e vedo come gioca. Questo dovrebbe essere l'approccio. Però purtroppo ancora adesso il fatto competitivo è un po' visto a distanza, però ce ne facciamo una ragione. Parliamo del gioco, Francesco. Cosa dovrebbe fare, per esempio, qualche sprovveduto che ci sta ascoltando per imparare Empire of the Sun? Almeno le meccaniche. Allora, guarda, la prima cosa che deve tenere a mente è di che tipologia di gioco si tratta. Quando nel 2005 quel grande genio di Herman lo ha pubblicato, ha preso dei grossi rischi. Stiamo parlando della prima edizione. Sì, la prima edizione, esatto, a cui sono seguite una seconda edizione e 3 ristampe in totale. Quella attuale in vendita non è la terza edizione, ma è la seconda ristampa della seconda edizione. A volte invece sento ma tu l'hai comprata la prima edizione? Io la prima edizione no, non ce l'ho. E ti ricordo, guarda, io mi ricordo, comprata la prima edizione, lo piazziamo
non era assolutamente intuitivo, perché il regolamento era una sorta di valanga di parole, non si capiva un H. Perché mi ricordo che dissi a un amico mio: senti, lo piazziamo e lo giochiamo. Sì. Dopo due pagine, ma non si capisce niente, cioè che cosa dobbiamo... Abbiamo riposto e ci siamo ripromessi di riprenderlo, però il regolamento non ti portava a giocarlo, ti confondeva solo la prima edizione. Poi l'hanno riscritto, hanno detto è stato migliorato, infatti tu vieni da una seconda edizione, corretto? Io vengo da una seconda edizione, riscritto il regolamento, ma ridisegnate anche appunto alcuni counter, alcuni marker, hanno cambiato diverse cose. E dicevo, era un grosso rischio quello del 2005, perché lui ha voluto mettere insieme un Monster Game, perché alla fine Empire of the Sun ha tutta l'eredità del Monster. A 30 ore di gioco, con tutto quel popò di unità in campo, esatto. È un grande strategico, eh? Sì, esatto, un gran strategico, sì, assolutamente. E in un sistema invece di, come dire, di gioco estremamente moderno, quale il Card Driven. Certo. E non era facile mettere insieme queste due cose, poteva prendere una grossa cantonata. Per fortuna non l'ha fatto e ha tirato fuori effettivamente questo che è uno, secondo me, dei più grandi capolavori di Herman. Card Driven Game. Allora, è un Card Driven Game differente rispetto a quelli a mazzo condiviso. Quindi quelli tipo Labyrinth, quelli tipo Twilight Struggle. Perché cosa accade nel Card Driven Game a mazzo condiviso? Il giocatore si sforza di conciliare la sua volontà di incidere sugli stati di gioco, sfruttando punti operazione, con la necessità di contenere il flusso degli eventi. Perché se giochiamo a Labyrinth, io sono il giadista e gioco una carta americana, l'evento americano si innescherà. Quindi mi si apre la grande alternativa: o faccio in modo da depotenziare quell'evento che mi deflagra tra le mani, oppure me ne frego dell'evento e faccio quello che volevo fare. Naturalmente, più cerco di incidere sulla mappa, più perdo il controllo della storia, più perdo il controllo degli eventi. In Empire of the Sun avviene esattamente il contrario, dato che è un card driven non a mazzo condiviso, ma a mazzo con i mazzi di fazione. Cioè ogni fazione ha le sue belle carte. E questa è già la grande modifica rispetto, esatto, al Twilight Struggle, per esempio, che citavamo, il Labyrinth. Esattamente. E qui appunto viene il movimento opposto. Gli eventi presenti nel mazzo di ciascun giocatore, di ciascuna fazione, sono favorevoli a quella fazione. E il problema è cercare non di rallentare il flusso degli eventi dell'avversario, ma di assecondarlo, di giocare il più possibile le carte per gli eventi che garantiscono e non per i punti operazione. Perché gli eventi ti garantiscono un potere di impatto sullo stato del gioco potenzialmente devastante. Quando giochi gli eventi in maniera corretta e in maniera sfruttando appunto il tempismo opportuno, hai un impatto che non puoi avere sfruttando invece la carta per i punti operazione. Il problema qual è? Il problema è che non sempre sei pronto ad assecondare gli eventi. Quindi magari ti arriva una carta in cui ti dice: con questa carta attiva 11 unità, però solo e soltanto con il quartier generale del Sud Pacifico, ma tu quel quartier generale o l'hai perso, oppure non è attivabile perché è fuori di fornimento. Quindi avviene appunto esattamente l'opposto rispetto al Twilight Struggle, rispetto all'Edit. Questo è un po' la differenza principale rispetto appunto ad altri tipi. Fra un card driven come Empire of the Sun e un altro card driven come parlavi di Twilight Struggle, per esempio. Ma senti, ma uno che è a zero per quanto riguarda anche il card driven, lo può piazzare e col playbook prosegue? Ma io consiglierei assolutamente di non partire però con Empire of the Sun, ma di partire con South Pacific. Sì, South Pacific, esatto, è il gioco che è contenuto in C3I numero 30 o numero 29. Esattamente. 30. Oppure che è contenuto adesso nella terza ristampa di Empire of the Sun, il regalo. Quindi comprando l'ultima edizione, l'ultima versione, l'ultima ristampa di Empire of the Sun, ho anche il regalo South Pacific, che mi aiuta ad introdurmi al sistema. È fondamentalmente una costola di Empire of the Sun con molte meno variabili
e che consente di prendere familiarità con le dinamiche. Quindi, ragazzi, l'avevamo già detto, ma lo ribadiamo, la piccola espansioncina che è stata inserita in C3I, che trovate anche con la terza, devo comprare la terza ristampa di Empire of the Sun, Francesco, ma hai dato questa cosa, non lo sapevo che contenesse South Sea Pacific, sai, cioè mi date queste chicche e mi rendo conto che mi manca nella collezione. Vabbè, ragazzi, lo comprerò sicuramente, non domani, però lo vado a comprare. Ma la terza edizione è esaurita. Allora, la terza ristampa, no, non credo che sia... O meglio, la terza ristampa, no, è ancora... No, comprare. È ancora in giro. Bene. Sentevo l'altro giorno con un ragazzo di Casus Belli che è in giro ad un prezzo che secondo me è un affarone rispetto, se non altro, alla media che è in giro. Cioè, tu con 75 euro, che è poco rispetto a quello che stiamo vedendo in giro, Mauro, cioè tu me lo insegni, cioè, noi vediamo prezzi esorbitanti, soprattutto da Compass, ma... Ovviamente purtroppo anche GMT. Questo, ecco, non stiamo facendo, l'enforcement della GMT, però effettivamente abbiamo questa differenza di prezzo fra giochi come Empire of the Sun, che è un giocone, che non riesco a capirle. Cioè, hanno alzato i prezzi certe case di giochi ottimi, però non c'è paragone, come diceva Francesco, c'è qualcosa che non funziona. O è la GMT che sta vendendo a prezzo minore per vendere più scatole, io non riesco a capirlo, giuro. I componenti sono molto più ricchi a momenti questi da GMT che della scatola della Compass. Perché stiamoci a capire, Compass e GMT stanno combattendo sul mercato, non ci sono altri personaggi, perché MMP secondo me è in terza posizione, cioè GMT e Compass da quello che si vede. E Compass però, se continua così, io facevo collezione Compass, non sto più comprando i giochi Compass, o meglio compro solo i titoli che mi interessano. Perché non puoi stare a spendere 100-120 euro a scatola quando un Empire of the Sun, e c'è pure la mappa montata, mi dice Stefano, a 65. Assolutamente sì. Capito, ragazzi, c'è qualcosa che non va. E guardate, io adesso torno sul pezzo, gliel'ho chiesto al Vice President Perry Cook a Roma, gli ho detto, senti, ma sti prezzi alti? Non mi ha risposto, chiaramente non poteva rispondermi. Però lui ha detto i nostri giochi sono migliori, lascia stare quelli a GMT, ma per me ci sono giochi validi sia della Compass che della GMT, ma il prezzo sta facendo veramente grandi morti. Non è sostenibile, assolutamente. No, cioè chi vive di rendita, d'accordo, ma per noi poverini che dobbiamo arrivare alla fine del mese sta diventando pesante, quindi uno comprerà Empire of the Sun alla fine. Quindi la terza ristampa comprende lo scenario, ma poi tu cosa faresti per farlo giocare a tutti, per dire guardate, questo è validissimo? Quali sono i passi che seguiresti da docente? Fondamentalmente, una volta apparecchiato, io inizio di solito sempre a perché spesso appunto trovo appunto degli amici che vogliono imparare il sistema, quindi quello che faccio è normalmente illustrare anzitutto le varie, i valori dei vari counter che abbiamo, quindi abbiamo le corazzate, abbiamo il cacciatorpediniere, abbiamo le portaerei, abbiamo gli aerei, quindi illustrare semplicemente i vari valori e poi entrare nella dinamica del gioco, cioè di come si combatte, di come si manipola, come dire, si manipolano i vari fronti, perché poi in Empire of the Sun, ricordate che ci sono anche gli esagoni, e quindi questo rende il gioco un pochino più complesso, perché unisce i due mondi. Certo, assolutamente, è un gioco tutto ad esagoni, assolutamente un ex encounter a tutto tondo da quel punto di vista. E quindi appunto inizio di solito a far prendere dimestichezza sul movimento, sull'attacco, e poi via via introdurre cose più sofisticate, un po' più raffinate, come i movimenti a soffocamento, la superiorità aerea, il manipolare il fronte cinese, il fronte indiano e via discorrendo, però appunto molto gradualmente. Prima occorre saper muovere per bene le proprie pedine e poi dopo appunto si inizia a pensare anche, oltre che all'aspetto militare, anche all'aspetto politico, perché come ti dicevo, in Empire of the Sun non è solo forza bruta, c'è anche quello,
ci sono diversi modi di affrontare il gioco. C'è chi appunto vuole affrontarlo semplicemente con lo scontro tra forze brute e poi tranquillamente farlo, però ne apprezzi praticamente una parte appunto del gioco. C'è chi invece appunto lo vuole affrontare, come spesso purtroppo faccio io, assieme ad una tua conoscenza, vecchia conoscenza, cioè Antonio Cammarotto. Antonio è appassionatissimo di questo gioco, Esatto, è con lui che da 2 anni porto avanti appunto queste partite continuate a imparare. Ma scusa, col nostro amico sardo, con Carlo, ci hai giocato con Carlo? No, con Carlo non ci ho giocato, ma lo conosco di fatto. Ragazzi, allora, perché me lo racconta Antonio, perché mi dice che Carlo è una macchina, Francesco. Ma ha detto, Antonio l'ha imparato così bene che è impossibile batterlo. E quindi, ragazzi, lancio la sfida... Francesco Frank contro Carlo, perché Carlo Cinus, ecco, non mi veniva il cognome, perché mi ha detto, guarda, tu parla con Antonio, perché Carlo Cinus, lui che cosa fa? Si studia il gioco e poi gioca con quello solo per 2 o 3 anni, quindi si fa solo quello e sa tutto. E adesso chiaramente bisogna vedere se è vero e solo leggenda, perché poi alla fine... però... Prova a vedere, a chiedere a Antonio, ma senti, ma sto Carlo Cinus... No, la foto è attendibile, assolutamente. Antonio me ne ha parlato, è assolutamente attendibile, quindi ci credo, insomma, ci credo. E ti dicevo, anziché utilizzare la sola forza bruta, è un gioco che si presta, e questo è tipicamente della cultura giapponese, alla ricerca della mossa perfetta. Ah, e ragazzi, qui stiamo parlando del loto, del fior di loto, mossa perfetta, esatto. Ragazzi. Oggi facciamo anche della filosofia, pura filosofia. Ma la mossa perfetta esiste a Empire of the Sun, Francesco? Guarda, da un certo punto di vista può essere considerato scacchistico Empire of the Sun. Non fraintendermi, c'è sempre il dado, c'è l'indeterminatezza degli eventi, c'è il caso che agisce. Però si possono manipolare appunto tutte queste cose in modo tale da cercare di sferrare attacchi potentissimi che raggiungono l'obiettivo, soprattutto sfruttando l'intelligence, che è una genialata di Empire of the Sun. E se me lo consenti, parlerei brevemente di cos'è la condizione di intelligence. No, lo devi parlare, perché intelligence, abbiamo appena parlato della CIA, così Paolo si infervora, e parliamo dell'intelligence in Empire of the Sun. No. Ti voglio ascoltare. Benissimo. Allora, ogni carta, parliamo della fisionomia della carta, ogni carta in Empire of the Sun riporta, oltre che il classico evento che posso attivare, oltre che i punti operazione che posso sfruttare al posto dell'evento, anche 2 condizioni sull'intelligence. La condizione relativa allo sfruttare la carta come evento e la condizione relativa allo sfruttare la carta come soli punti operazione. Quando sfrutto la carta come evento, normalmente ho un valore di intelligence più alto. Cosa vuol dire? Che il nemico mi intercetta l'attacco, l'offensiva, molto più facilmente. Quindi quando sferro attacchi mostruosi, mi espongo anche di più al radar nemico, all'avvistamento dei nemici, il nemico mi intercetta e riesce a fare una reaction sul mio attacco. Quindi il mio attacco non è più, come di default dovrebbe essere, un attacco a sorpresa. Mm-hmm. Gli attacchi a sorpresa sono devastanti perché ti danno un bonus sul tiro del dado, ti danno un +3 sul tiro del dado e in più ti fanno prima infliggere i danni al nemico per Arbor. E poi il nemico poi, esatto, la carta d'apertura di Per Arbor può eventualmente tentare di infliggerti danno. Se invece intercetto l'offensiva del nemico, il danno viene inflitto simultaneamente, quindi è molto più conveniente cercare la mossa perfetta nell'attacco a sorpresa. Il problema è che l'attacco a sorpresa è difficile farlo con l'evento. Lo faccio molto più facilmente con il punto operazione, che abbassa il livello d'allerta del nemico. Sfruttando il punto operazione, la soglia dell'attacco a sorpresa, la soglia per intercettare l'attacco a sorpresa è molto più bassa. Quindi il tiro del dado ha meno probabilità di intercettarlo, di vederlo e quindi di reagire. Attaccare in punta di piedi oppure attaccare in massa, e queste sono le grandi alternative, no, che ti si presentano di volta in volta durante Empire of the Sun. Faccio un attacco minimalista senza essere visto come un ninja,
oppure mobilito tutto il mio esercito, tutta la mia flotta e cerco di buttarla appunto sul, sulla bruta forza. Cerchi di buttarla in rissa, diciamo, cerchi di metterla in cacciara. Esattamente, sì. Senti, ti faccio una domanda adesso, perché io ti parlo da uno un po' ignorante su Empire of the Sun, perché ha sempre accennato pochi turni e non è mai andato a fondo, quindi io parlo da profano, ma nello sviluppo del gioco ci sono diciamo dei fatti che devi fare per forza, che devi svolgere per forza, o ti dà la possibilità di manovrare in maniera un po' più creativa? Allora, dunque, per così come è stato disegnato il gioco, Herman ha garantito un'aderenza storica ottima, pur lasciando al giocatore un'estrema libertà. E tu puoi effettivamente muoverti su diversi fronti e ogni volta la scelta è decisiva. Puoi preferire l'approccio politico, puoi preferire appunto l'approccio dello scontro diretto. E, diciamo che ogni partita è differente, anche perché essendo un card driven, le possibilità combinatorie, no, delle carte presenti nel mazzo sono infinite, quindi ogni volta giochi realmente una partita nuova e differente rispetto a quelle precedenti. Ok, era quello che volevo sentire, cioè, per esempio, io lo paragono Empire of the Sun a un altro grande blockbuster, cioè Paths of Glory. E il problema di Paths of Glory, dopo averlo giocato tanto, è che a un certo punto fai sempre esattamente le stesse cose, ti puoi inventare poco. E non vorrei che la validità di Empire of the Sun si scontrasse con vabbè, c'è poco da fare. Al di là di chi vince e chi perde, io parlo proprio di sviluppo del gioco, e Paths of Glory secondo me risente a un certo punto della mancanza di giocatelo, però dopo 10 partite, 20 partite, 30 partite uno dice vabbè, faccio sempre le stesse cose, cambio gioco. Io infatti mi sono stufato di giocare a Paths of Glory, perché puoi fare qualsiasi altra partita ma ti rendi conto che giochi sempre nella stessa maniera. Perché se lo giochi tanto, tutti i wargame, però gli X-Encounter tutto sommato un pochino di varietà ce l'hanno, e se Empire of the Sun riesce a rimanere vario, al di là che poi il Giappone è sfavorito nell'esito finale, ovviamente, o sbaglio, Francesco? Allora, e qui tocchi la questione del bilanciamento. Il bilanciamento in Empire of the Sun è particolare, qualcosa che fino ad ora non avevo mai visto in altri giochi. C'è un bilanciamento che è inversione. Cioè, si parte nella situazione iniziale del gioco dove c'è il giapponese che assolutamente è la forza preponderante nel Pacifico. Il giapponese può fare davvero di tutto nei primi 2-3 turni. È una forza devastante. L'americano incassa soltanto. La fase finale del gioco è la fase in cui appunto invece l'americano riceve tantissimi rimpiazzi e rinforzi, che quindi appunto guadagna molta più potenza rispetto al Giappone. In mezzo, nel mid game, c'è un momento in cui le forze si equilibrano, raggiungono un punto di equilibrio. Però ripeto, si tratta di un cono e ci si inverte, è come una doppia piramide rovesciata. Si parte col giapponese che ha più forza, si finisce con l'americano che ha molta più forza, ma in mezzo si raggiunge l'equilibrio. Tra l'altro è stato geniale anche l'autore a mettere a punto delle condizioni di vittoria che non rendessero il gioco banale per l'americano e scontato per il giapponese. Il cui gioco è vincente perché le condizioni di vittoria sono stringenti e difficili da raggiungere per entrambi i fronti. Quindi bravura, bravo appunto Herman per essere stato capace di in qualche modo non appiattire sulla sola storicità un gioco che appunto che garantisce. Però Francesco, c'è questo rischio perché l'americano vince nel Pacifico per logistica, perché ha semplicemente, adesso la rendo molto molto terra terra, più rimpiazzi, cioè perdi una portaerei, ce n'ho già una pronta in cantiere, il giapponese perde una portaerei e non c'ha più portaerei in cantiere. Alla fine, detta in maniera molto rozza, ma è così. Cioè, l'americano può vincere per quello, però non è detto, come per i motivi che dicevamo prima, che vinca automaticamente semplicemente perché c'è una forza maggiore.
perché ci sono diversi fronti di cui tener conto. Se il giapponese a un certo punto non estende troppo i propri domini perché si fa prendere dalla cupidigia, ma un attimo si contiene, cerca di contenere appunto tutti i domini che c'ha all'interno di una zona ragionevolmente limitata, garantendosi delle risorse, e si chiude a riccio in una cintura di difesa, beh, a quel punto è difficile per il giapponese logorarlo, o se riesce a logorarlo non ce la fa, come dire, per raggiungere le condizioni di vittoria a fine partita, perché il logorio è lento se il giapponese si chiude a riccio, è difficile da espugnare l'impero giapponese se viene giocato. Cioè, invece di sprecare risorse per conquistare altro territorio, si può mettere sulla difensiva ed è difficile da sconfiggere. A un certo punto il giapponese deve farlo, a un certo punto. Chiaro. Il giapponese dal 44, dal 43, dalla fine 42-43 in poi deve giocare solo sulla difensiva, deve chiudersi assolutamente, deve chiudere tutti i buchi, e quindi per impedire all'americano di penetrare nel suo territorio. Deve mantenere alto il livello degli esagoni che garantiscono risorse, perché il giapponese, non avendo, era per questo che il giapponese ha dichiarato guerra, no, all'americano, non avendo risorse nel territorio interno, vado ad approvvigionare risorse all'esterno, quindi fondando quella che doveva essere poi la sfera di coprosperità dell'Asia. E quindi cercando di mantenere queste risorse, chiudendosi a riccio e tenendo il più possibile intatta la flotta imperiale, fa paura, perché la flotta imperiale, Mauro, vederla schierata nel bel mezzo del Pacifico lì pronta ad azzannare l'americano, vedere la Yamato lì pronta ad azzannarti, fa paura sul serio nel gioco, non ti ci avvicini, quando vedi la Yamato scappi via. Quindi se il giapponese riesce a giocare bene, naturalmente non è detto appunto che debba perdere, anzi tutt'altro. Quindi Francesco vi ha detto, a un certo punto del gioco, chi lo porta avanti, non cominciate a cercare altre terre, ma organizzate la difesa per arrivare alla fine di queste più o meno 30 ore. E, Francesco, ma le condizioni di vittoria, adesso te lo chiedo per saperlo, implicano un solo livello o sono più livelli? Ovviamente più livelli. Allora, sì, sono a più livelli, sono delle condizioni di vittoria immediata, durante la partita, e condizioni di vittoria a fine partita. Allora, le condizioni di vittoria immediata da parte dell'americano sono isolare il mainland giapponese, quindi le isole del Giappone, per 3 turni di fila, impedendo quindi agli HQ giapponesi di attingere risorse dalle mainland, oppure conquistare militarmente l'Honshu, cioè sbarcare nell'isola dell'Honshu, cosa che è difficilissima, perché l'Honshu è ottimamente difesa. E dall'altra parte il giapponese vince immediatamente quando porta a zero, quando schiaccia la volontà politica dell'americano, e lo fa facendo cadere diversi fronti politici, facendo cadere l'India, facendo cadere la Cina, facendo cadere le Filippine, impedendo all'americano di avanzare nella tabella di marcia che viene chiamata progressi di guerra. Cioè, a un certo punto, da un certo turno in poi, l'americano è obbligato a conquistare, a sottrarre il giapponese dai 3 ai 4 esagoni in un singolo turno, e non è affatto facile farlo. E via via scema il livello appunto del political will. Se tocca a zero, il giapponese ha vinto immediatamente. Mm-hmm. Ma la condizione più bella è quella di fine partita, dove praticamente l'americano vince se riesce a ridurre le risorse giapponesi ad una soltanto oppure a zero, riesce a bombardarlo per 4 volte di fila ed ha Tokyo nel range di tiro di un B-29. Mm-hmm. Ora, in nessuna parte, naturalmente si parla della bomba atomica, e la cosa bella di Herman è che non la menziona da nessuna parte all'interno del regolamento, e questo l'ho trovato davvero un atto di estrema delicatezza. Delicatezza ed eleganza stilistica, assolutamente. Forse, sai che c'è, non lo so perché non l'ha messo, perché storicamente, sai che c'è, bisogna vedere, tu lo vedi in maniera positiva, detta così? Beh, nel senso che comunque ha contemporaneamente rispettato il senso storico, c'è un B-29 che c'ha range Tokyo, e il B-29 che c'ha range Tokyo c'ha la bomba atomica. È scontato, ha rispettato, sì, anche la sensibilità di una popolazione, di un popolo. Sì, perché devo dire, anche se molti americani, devo dire, hanno un grande rispetto per i giapponesi, e tanto è vero che invito tutti, ecco, perché qualche volta l'ho visto, perché qualche volta me lo dicono, a non usare il termine Jap.
Il termine Jap è un termine scortese, è un termine di disprezzo. E noi magari italiani lo usiamo per indicare, per fare figli, no? I Japs. Però dovremmo evitare, almeno sul gruppo, di usare il termine Japs, perché in inglese è una sorta di... non è un aggettivo positivo, è di disprezzo. Me l'hanno detto due o tre amici, fra cui Jack Green, che lui è ecco, uno, guardate, un amante dell'aeronavale come Jack Green, che praticamente ama il Giappone alla follia, ve lo posso assicurare. E proprio lui è uno di quelli che mi ha detto: Mauro, evita, o meglio, chiedi di evitare il termine Jap. Noi italiani magari lo usiamo poco, ma fra gli americani, per disprezzo, si dicono no, non usare il termine Jap, perché è come dire la solita storia, no? Nigger, black man, è la stessa cosa. E il termine Jap è come, diciamo, nigger. Cercare di non utilizzarlo. Ho fatto un po' di etichette, ragazzi, perché serve sempre di questi temi. No, ma è importantissimo, beh, come no, come no. No, perché uno magari usa il termine abbreviato, no? Ah, i Japs. I Japs, no, è segno di sminuire quella razza, proprio perché stiamo cercando di... per fortuna che da noi si dice nippo o giappo. Ecco, Paolo mi riprende. Sì, nipponici. Infatti noi è un bel termine, nipponici. Assolutamente un bellissimo termine. Dicevo, Frank, quindi abbiamo visto una curva... Non mi hai ancora risposto, ma come curva di apprendimento... Un principiante quanto tempo ci mette per acquisire le meccaniche di Empire of the Sun? Allora, guarda, South Pacific lo si gioca in 3 ore massimo, e già con quello acquisisci, insomma, l'essenziale per muovere, combattere, fare un po' di politica. Quindi, ragazzi, Frank ribadisce South Pacific, che è il punto di partenza che consiglia assolutamente, e mi raccomando. In Empire of the Sun ci vuole un po' più di tempo, un po' più di dedizione, anche perché la mappa è sterminata, quindi veramente Empire of the Sun è immenso come il Pacifico, quindi occorre più attenzione, fare un po' più attenzione alle regole. Si fa anche fatica a focalizzare. Cioè, sì, anche poi, esatto, sì. Se non si gioca con qualcuno che in qualche modo... Che faccio? Lo conosce già, che faccio? Dove attacco? Beh, in questo caso è meglio seguire la storia, però se sai quattro fatti storici, segui la storia. Che... Ah, vabbè, andiamo a Burma, andiamo a Singapore per il momento. Così è... Nel dubbio, fate così, ragazzi, perché non erano mica stupidi quelli che pianificavano. Cioè, c'era un disegno di prendere Singapore, Burma, Guadalcanale. Cioè, insomma, seguite quello, così almeno fate bella figura. Frank, beh, ragazzi, spero di che abbiamo avuto una sorta di analisi completa su Empire of the Sun. Max mi ci chiedeva, Francesco, se non si ha la rivista e si ha una second edition. Dunque, nella second edition non è presente South Pacific, purtroppo. Quindi Max, secondo me, guarda. Io Frank l'ho ascoltato, non lo ascolto da una giornata, ma chiunque ha provato Empire of the Sun ne è rimasto entusiasta, e io veramente mi sento nudo perché non l'ho mai provato fino in fondo, quindi non l'ho mai imparato fino in fondo, e sento che mi manca qualcosa, vi posso assicurare. Quindi se io dovessi cominciare ad approcciarlo, seguirei il consiglio di Francesco. South Pacific, rivista, comprarle la rivistina, si trova anche a 20 euro in giro, sì, per i mercatini, come no. Ve lo piazzate, e vi posso assicurare che non solo Francesco, ma tutti i grandi giocatori dicono Empire of the Sun è un must. Quindi, ragazzi, mettetevi all'opera, perché sento che tutti ne parlano, ma pochi lo giocano. Cioè, mi pare che ci siano i rumors, bello, però chi me lo descrive fino in fondo in maniera dettagliata sono pochi. Perché purtroppo sì. Poi alla fine è chiaro, non possiamo provare tutti i wargame del mondo, no? Però delle volte chi l'ha provato, ecco, come Francesco l'ha provato in fondo, e parlavamo prima di Antonio Cammarotto, di Carlo Cinus, che ne parlano in maniera entusiasta, io ci credo, ecco perché mi sento mancante
di questo wargame, perché lo devo imparare a tutti i costi e non l'ho mai imparato completamente. Forse sono stato uno dei primi a prenderlo subito perché mi eccitava, poi l'ho riposto e da lì è diventato il mio declino. Ragazzi miei, ecco. Così è. Anche dobbiamo ammettere le nostre mancanze. No, così no, per carità, no, fatelo, perché appunto sono davvero ore e ore di divertimento. È un gioco che va visto da vicino, va analizzato, va assaporato lentamente. Ecco, va assaporato, bravo. Il gesto del samurai su Empire of the Sun, dovete, partendo dalla mappa, dovete piano piano, insomma, a petalo dopo petalo, tipo fior di loto giapponese, ragazzi. Oggi siamo filosofici. Questa sera sei poetico, wow. Senti Francesco, ma concludiamo con quello che tu stai preparando, la tua iniziativa di Insegniamo il Wargame, avvalendoci degli strumenti tecnologici. Diciamolo sul podcast in maniera tale che rimane, e poi vi premetto che Francesco tanto ormai è partito, si è creato tutto un suo gruppo e quindi sicuramente l'iniziativa partirà. Parliamone, va Francesco, per finire la trasmissione. Allora, diciamo che l'iniziativa si chiama Shall We Play a Game, è appunto un servizio che Casus Belli vuole offrire. Ma non solo, guarda, a chi magari vuole avvicinarsi al mondo dei wargame e non trova appunto dei tutor che possano introdurlo, ma è un servizio anche per chi è già addentro al mondo dei wargame e magari c'ha voglia di apprendere un gioco nuovo, uno appena uscito, uno vecchio che magari non ha mai avuto il tempo di spulciare o di studiare. Quindi è un servizio che ci facciamo tra di noi, ma che facciamo anche per gli altri. Quindi è questa doppia valenza, a me piace pensarlo con questa doppia valenza. Sì. Di che si tratta nel concreto? Si tratta di delle sessioni di walkthrough, insomma delle partite guidate e ragionate dal vivo. Quindi ci si connetterà a Twitch, che è questa piattaforma online specializzata nella trasmissione di streaming appunto in diretta di videogiochi per lo più, ma noi lo adatteremo a un gioco da tavola, e di volta in volta sarà presente un tutor che illustrerà il gioco brevemente e inizierà proprio a giocarlo, a manipolare i vari, perché poi in questa maniera che impariamo anche a giocare, vedere come gli altri manipolano i vari counter, i pezzi, eccetera, eccetera, dispongono la componentistica. E il pubblico potrà soprattutto partecipare a queste sessioni non solo guardandole, ma sollevando delle domande al tutor, dal vivo, a cui il tutor appunto risponderà. Quindi ha questa valenza interattiva che a volte appunto manca in un tutorial e che secondo me può essere estremamente utile, ripeto, sia appunto per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei wargame, ma anche per chi voglia approfondire un certo titolo, voglia semplicemente impararne uno nuovo, ma non ha tempo per leggersi le regole o per altro. Quindi è un servizio di questo tipo finalizzato alla diffusione del wargame a una platea appunto sia di iniziati che di non iniziati. Ottimo, ottimo, mi piace. Senti, qual è la data che tu vuoi indicare come primo trasmissione, primo esperimento? Allora, noi iniziamo martedì prossimo, sì. Appuntatevelo, alle 21:15 circa inizieremo con il primo appuntamento dedicato a Fields of Fire volume 1. Ah, ok, allora Streets of Fire volume 1. Irne, darai tutti chiaramente i link sul gruppo in giro per il mondo, ovviamente ci penserai te a informarci, sì, corretto? Assolutamente sì, ho già pubblicato insomma un primo annuncio, adesso pubblicheremo anche un Io l'ho messo in evidenza, l'ho messo in evidenza in maniera tale che risulta sempre fra i primi annunci, in maniera tale che insomma... Ma poi ci tenevo anche a sottolineare un'altra cosa, Mauro, che in realtà questa idea qui, tu ti spogli del merito, ma in fin dei conti, in nuce, la vedi anche in qualche modo adombrata tu, perché a un certo punto sul nostro gruppo, su Casus Belli, è apparsa la sessione mentoring, servizio di mentoring. Sì. E che mi sono chiesto, ma che cos'è questo servizio di mentoring? Ho visto che alcuni si erano registrati e io mi sono chiesto, ma vogliamo veramente sfruttare il servizio di mentoring per fare appunto qualcosa di interattivo? È la solita storia, Francesco, magari... si lanciano le idee, però manca il tempo. Sì. Cioè, purtroppo bisogna lavorare per vivere, ragazzi, quindi uno magari c'ha l'idea e questo, ma è bello, ecco perché io dico sempre... Ma era per darti merito, naturalmente, Mauro, era per dare merito a te. Ma sai, io, se tu vai a vedere, io ho fatto anche il webinar 2 mesi fa per vedere come funziona
funzionava. Il problema è che tu hai l'idea, ma in realtà ti ci vuole anima e tempo da dedicare. E ecco, come adesso il podcast, io non riesco più a fare i video, non riesco a fare mezzo video perché il video richiede tempo e il podcast richiede tempo. Che facciamo? E dunque, meno male che ci sono giocatori come te che sono entusiasti di giocare e far giocare, il che, ecco perché dico che qualcuno ha capito lo spirito, non è che continuiamo a giocare, però allo stesso tempo diffondiamo la nostra passione. E quindi martedì alle 9:15 Fields of Fire 1, ci partecipo sicuramente. Ragazzi, stiamo ingolfando il web, ormai parliamo solo noi, tra poco ci diranno definirla. Francesco, se va bene questo progetto, no? Cioè, abbiamo i podcast, abbiamo questa sorta Shall We Play e abbiamo tutti i video che in ogni caso la gente continua a fare, tutti gli articoli. Ragazzi, stiamo veramente dandoci da fare alla grande. Cioè, secondo me non possono non darci retta. Cioè, è impossibile. O diventiamo noiosi, oppure facciamo vedere che noi col wargame non solo ci giochiamo, ma è proprio linfa vitale, è proprio l'atto del samurai, ragazzi. Cioè, insomma, alla fine, per concludere la trasmissione, torniamo al samurai e la perfezione noi la vediamo nell'esagono, o no, Francesco? La perfezione la troviamo nell'esagono. Francesco, grazie, sei stato un grande. Grazie, ci sentiamo presto, stiamo in contatto e martedì vedremo un po' come va questo primo esperimento. Ciao Francesco, un abbraccio e salutami sempre il Giombi. Ciao ciao. Bene ragazzi, l'atto del samurai, ma volevo finire con voi. Paolo mi dice, come diceva l'ispettore Clouseau, fior di scroto. Vabbè, a me non è mai piaciuto Paolo, l'ispettore Clouseau, però adesso mi stai dando una serie che non mi piace. Max dice, molto lungo, sì, Empire of the Sun è molto lungo, però ragazzi, chiunque lo descrive in termini veramente positivi, assolutamente positivi. Saluto Davide De Marchi pure. Volevo chiedere anche la curva di apprendimento dell'Erasmus, il solitario. Ah, mi spiace Davide, ho saltato. Chiedilo sul gruppo di Casus Belli a Francesco. Sono sicuro che io non ti so rispondere, sono sicuro che lui ti sa rispondere. E ragazzi, un grande abbraccio. Già segnato in agenda, grande servizio, grazie a te Davide. E ragazzi, il mio atto da samurai, il mio atto perfetto è stato finire di togliere gli angoli brutti dei counter dei miei giochi, e vi raccomando che proprio questo è un atto di perfezione. Dunque, un abbraccio e a domani. Domani avremo il Giancarlo Ceccoli che ci parlerà dei suoi giochi, della sua quartier generale, quindi sarà tempo di ASGS con Giancarlo Ceccoli, metterò l'annuncio domani. Grazie, un abbraccio e buon gioco, ciao, via con la sigla.